Adesso salutiamo il senatore Luigi Manconi, che è presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, e ci dà una mano. Ci dà una mano a interpretare queste speranze che sono state espresse qua e vedere anche quali sono le risposte delle istituzioni. Buongiorno a tutti e innanzitutto le mie scuse più sincere, ma come sanno i promotori di questo incontro, la mia presenza così volatile a questo convegno è dovuta al sovrapporsi di tre convegni che alle stesse ore dello stesso giorno trattavano dello stesso tema. Quindi sono, come dire, una vittima compulsiva di una convegnite perversa e ho cercato il più possibile di ascoltare e poi anche di rispondere a quanto mi veniva richiesto. Intanto do immediatamente una prima direttissima e di conseguenza anche brutale risposta alla domanda che mi è stata posta per introdurre questo mio breve intervento. Dico con franchezza incondizionata che il tema delle carceri è in assoluto il tema meno remunerativo sotto il profilo politico elettorale. È in assoluto la problematica più capace di produrre effetti negativi nell'acquisizione del consenso da parte della classe politica. In generale, cioè, è il tema più sgradevole e meno trattabile sotto il profilo politico parlamentare, il che spiega in maniera inequivocabile e vorrei dire definitivo perché un tema così cruciale risulta così trascurato. Dunque, le aspettative non sono destinate a essere soddisfatte rapidamente e in maniera adeguata. Il che, tuttavia, ecco il mio punto di vista, altrettanto franco, il che, tuttavia, non rende inutile tutto ciò che voi fate, ciò che proviamo a fare e dunque nemmeno i tre convegni contemporanei che oggi si sono svolti, tra l'altro in uno spazio ristrettissimo di questa città, tra la Camera dei Deputati, la Sala Zuccari del Senato e la Sala Isma dove ci troviamo ora. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che quella scarsissima spendibilità sotto il profilo dell'acquisizione del consenso del tema carcere è strettamente connesso alla impopolarità dello stesso tema presso l'opinione pubblica. C'è un circuito perverso talmente stretto e talmente saldato in maniera, per utilizzare il linguaggio appunto carcerario, blindatissimo, da rendere un unico meccanismo, un solo dispositivo, l'orientamento dell'opinione pubblica, la risposta della classe politica, il ruolo che svolge il sistema dei media. Questo, diciamo, per regalarvi, come dire, un po' di ottimismo, se mi intendete, cioè si può dire una tragedia totale, in altre parole, ma ripeto, l'unica soluzione è quella che appunto voi perseguite, che noi perseguiamo, è intervenire sulla dimensione fondamentale
che produce quel cortocircuito e che è appunto il senso comune, la mentalità condivisa, l'opinione corrente, l'idea che del carcere hanno le persone che vivono accanto a voi, che lavorano accanto a voi, che trascorrono il tempo libero accanto a voi. Qui non solo c'è moltissimo da fare, ma qui devo dire molto, oso un termine così audace, molto è stato fatto in questi anni. Dunque nulla dei vostri sforzi risulterà vano e di ciò sono davvero convinto. Ma su che cosa concentrare questo sforzo? Come già ho detto, non ho potuto ascoltare la gran parte degli interventi, però conosco il libro e ho sentito echeggiare nell'ultimo scorcio di questo incontro alcune parole chiave che in realtà sono tutte riassumibili in una sola categoria. La parola chiave erano dialogo, comunicazione, parole. Tutto ciò è riassumibile nella categoria di rapporto, relazione. Relazione tra il fuori e il dentro, è stato detto, parentesi, consiglio per gli acquisti, servizio che svolgo volentieri, c'è un libro bellissimo, il cui titolo è appunto Dentro, pubblicato qualche anno fa, che in tre racconti racconta, espone proprio l'esperienza vivo dello stare reclusi, è uno di questi racconti, è appunto dedicato al carcere, è di uno scrittore romano ed è un libro formidabile per capire appunto cosa significa questo stare dentro, stare rinchiusi, stare costretti, stare coatti. In questa condizione le parole sono esattamente quelle che sentito evocare: comunicazione, parole, messaggi. Allora, voglio parlarvi appunto di due mezzi di comunicazione che nel carcere hanno avuto grandissimo corso da sempre, da quando esiste il carcere, e che tuttora, cambiato il carcere radicalmente, cambiata la popolazione detenuta radicalmente, persistono e hanno tuttora un ruolo importante. Voglio parlarvi di questi due mezzi di comunicazione perché ci dicono appunto dell'importanza cruciale della comunicazione stessa. In carcere la popolazione detenuta, in una percentuale elevatissima, nei decenni del XX secolo, della prima metà del XX secolo, poi con una interruzione e ora nuovamente con una larga diffusione, nella popolazione detenuta la percentuale di persone che presentavano tatuaggi era una percentuale elevatissima, che in alcuni decenni della vita del sistema penitenziario superava la metà degli individui reclusi. Il tatuaggio era appunto un mezzo di comunicazione, lo era nella comunità criminale esterna al carcere, continuava a essere nella comunità criminale all'interno del carcere. Per una quota significativa di analfabeti era addirittura la principale facoltà espressiva, il principale strumento linguistico di cui si disponeva. Attraverso i tatuaggi abbiamo, come sapete, studi antropologici, etnografici estremamente importanti sul tema, si comunicava la propria identità, tanto più importante perché una volta dentro il carcere la capacità di comunicare, già precedentemente assai ridotta, diventava ancora minore. E dunque
la comunicazione attraverso ciò che il proprio corpo portava scritto sulla pelle diventava strumento fondamentale. Ancora una volta, il secondo mezzo di comunicazione. Anch'esso vede il corpo come strumento dello scrivere, qui scrivere usato ovviamente in un'accezione estensiva, e come luogo dove si scrive. Nei primi giorni del 2015, io sono stato molte ore nel centro di identificazione e di espulsione CIE di Ponte Galeria a Roma, perché alcune decine di stranieri lì trattenuti aveva cucito le proprie labbra. Lo spettacolo, come potete immaginare, era particolarmente drammatico e soprattutto capace di turbare, perché con strumenti primitivi ricavati dalla parte interna di una penna sfera si era sostanzialmente ricavato una sorta di ago che provvedeva a bucare le labbra e a legarle con dei fili particolarmente robusti. Mi era capitato di vedere la stessa scena efferata alcuni decenni prima nel carcere di Torino. C'era in quella azione una potenza tragica insostenibile. E perché? Perché veniva fuori poi da ciò che i loro compagni dicevano e mi avevano detto 20 anni fa nel carcere di Torino, o ciò che scrivevano con poche e approssimative parole, veniva fuori un concetto elementare e, come dire, inesorabile. Non abbiamo parole, che però voleva dire un'altra cosa. Non abbiamo la possibilità di dire parole perché nessuno ci ascolta. Tanto vale privarci della capacità di dirle quelle parole. Poi la vicenda si risolse, per così dire, che sia chiaro, quasi nulla si risolve in carcere oppure nel centro di identificazione e di espulsione, tutto resta sempre incompiuto, mai portato a termine, sempre le questioni continuano a manifestare sofferenza, a lanciare un grido, a non prevedere ferite rimarginabili, e quindi anche quella ferita, così poi corposamente proiettata sulle labbra, quindi sul corpo fisico dei protagonisti di quella protesta, in qualche modo, come dicevo, si è risolta. Però restava questa terribile sensazione, che è appunto quello che volevo dirvi, ovvero nei luoghi dell'orrore, in quelli che, come sapete, un sociologo autorevole ha definito non luoghi, ma pensando ad altre sedi, ad altre istituzioni, ma quelli sono non luoghi, con l'aggravante che si tratta di non luoghi precipitati in un non tempo, cioè nell'assenza di qualunque capacità di organizzare la propria esistenza quotidiana dentro anche il più elementare dei progetti di vita, bene, lì la volontà caparbia, irriducibile di comunicazione si manifesta attraverso anche questi messaggi che il corpo trasmette, il tatuaggio, l'autolesionismo che arriva appunto a chiudersi la bocca con un ago, ma che poi passa attraverso forme le più diverse di mutilazione, ferimento, quello che nel linguaggio carpentario si chiama tagliarsi.
Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire, e concludo perché davvero non ho messaggi particolari da portare, che voi avete visto giusto, che il libro ha visto giusto, che la vostra discussione, per quanto mi è stato riferito, ha visto giusto, ovvero la questione fondamentale del carcere è la parola, cioè la capacità di trasmettere dall'interno all'esterno. Io sempre sono rimasto colpito, sin da quando ho visto le prime prigioni, ed era 30 anni fa, da questo fatto, come dire, incontrovertibile. La miseria assoluta che colpisce alcune fasce della popolazione detenuta, l'assenza di tutto, della possibilità di fare la spesa, il sopravvito, una volta particolarmente sentito era il problema di acquistare i francobolli per scrivere le lettere a casa e non c'erano i soldi per acquistarli, quei francobolli, l'assenza assoluta di risorse, ma anche il diffuso analfabetismo, lo spossessamento di qualunque strumento, di qualunque risorsa, di qualunque capacità, sembrava venire dopo la privazione di quello che risultava nel carcere il bene più prezioso, appunto la capacità di comunicare. Quindi, e concludo davvero, questo può essere da parte mia l'unica riflessione che traggo e che vi rimando. La situazione dell'atteggiamento sociale, dell'orientamento dell'opinione pubblica, della cittadinanza nei confronti del sistema penitenziario resta largamente determinato da un sentimento di ostilità. L'unico modo di incrinare questo atteggiamento, di limitarne la portata, di introdurre forze positive, fattori di innovazione, è esaltare questo bisogno di comunicazione, favorirlo, gestirlo noi. Ogni volta, ma proprio ogni volta che una classe di una qualunque scuola visita un carcere o incontra dei detenuti, lì si apre un mondo, perché si capisce poi quello che è l'essenza della questione carceraria, che è possibile riassumere in una frase di Elia Scanetti, che diceva appunto: guardate, non mi parlate dei delitti, conosco perfettamente la cattiveria degli uomini, conosco quella cattiveria perché conosco la mia cattiveria. Ecco, il carcere chiama tutti noi a riflettere non semplicemente sulla cattiveria di chi ha commesso il reato e si trova recluso, ma sulla cattiveria possibile o reale di noi che del carcere non siamo parte, ma che al carcere guardiamo dall'esterno. Ecco, guardarlo quel carcere è il primo passo per superarne, contribuire a superarne la separatezza. Grazie al senatore Manconi. Abbiamo forse un po' di tempo, ma molto rapidamente, per qualche domanda, se ci sono domande. Nessuna curiosità? Bene, allora ci fermiamo qua. Un grazie a tutti voi per la pazienza e per l'attenzione. Grazie a tutti i relatori, grazie naturalmente al Senato che ci ha ospitato. E speriamo di ritrovarci presto con dei grandi risultati di questo dialogo.